Ciao a tutti, benvenuti a un confronto epico tra due grandi giochi di strategia, Age of Empires 3 e Total War Saga, Thrones of Britannia. Entrambi offrono esperienze uniche nel mondo della strategia, ma quale sarà il vostro preferito? Seguiteci mentre mettiamo questi titani uno contro l'altro. In questo video esamineremo da vicino il livello grafico di entrambi i titoli per vedere quale offre la migliore esperienza visiva. Pronti? Iniziamo! Age of Empires III, uscito nel 2005 con la Definitive Edition nel 2020, vanta una grafica notevole per l'epoca, con dettagliati modelli di unità e edifici, ambientazioni suggestive e animazioni fluide. Il gioco si distingue per la chiarezza degli elementi visivi e per come rappresenta le diverse civiltà con stili architettonici distinti. Thrones of Britannia, uscito nel 2018, presenta una grafica spettacolare che cattura l'atmosfera dell'antica Britannia del IX secolo. Le mappe dettagliate, le ambientazioni ricche di storia e le epiche battaglie in tempo reale sono realizzate con cura per offrire un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva. Entrambi i giochi hanno i loro punti di forza grafici. Age of Empires III si concentra su un'estetica più colorata e stilizzata, ideale per il gameplay dinamico e veloce. Thrones of Britannia, d'altra parte, punta a una rappresentazione più realistica dell'epoca storica, con dettagli accurati e atmosfera autentica. In un angolo abbiamo Age of Empires 3, il celebre gioco in tempo reale che ci porta attraverso l'epoca coloniale con la sua azione frenetica, la costruzione di imperi e l'innovativo sistema delle carte per potenziare le proprie civiltà. Nell'altro angolo c'è Total War Saga, Thrones of Britannia, un'avvincente combinazione di strategia a turni e battaglie epiche in tempo reale, ambientato nell'antica Britannia del IX secolo, con fazioni vichinghe, anglosassoni e celtiche in lotta per il dominio. Age of Empires III vanta una vasta varietà di civiltà da esplorare, una grafica accattivante e una campagna coinvolgente, mentre Thrones of Britannia si distingue per la sua profondità strategica, la gestione dettagliata del regno e le spettacolari battaglie storiche. Quale di questi due titoli di strategia vi conquisterà di più? Votatelo nei commenti e diteci perché preferite Age of Empires III o Total War Saga, Thrones of Britannia. Siamo curiosi di sapere quale gioco regnerà sovrano nei vostri cuori strategici.